Cari amici, adesso mi sento davvero a mio agio, eh sì, perché mannaggia, mannaggia, adesso parliamo della mia preferita, la super bionda, super bonazza Mandy Rose della WWE, che da SmackDown passa a Raw, come vedete dall'immagine di video copertina. E ora sorgono alcune domande. Ovviamente il perché è stata draftata a SmackDown a Raw. Una risposta potrebbe essere il fatto che c'è una donna misteriosa in quella di SmackDown che tramite dei promo con vestiti, insomma, belli sensuali, tacco a spillo, ma che non si sa ancora l'identità, quindi, visto che magari sta entrando una nuova bonanza SmackDown, Mandy Rose, mettiamo a Raw 1. Seconda cosa, magari per potenziarla per quanto riguarda, oltre che già l'aspetto fisico di Mandy è straordinario, ma più che altro per lanciarla in single, dopo che comunque ha vinto la rivalità contro Sonya Deville, che speriamo di rivedere presto, per i vari avvicendamenti che lei sta avendo in questi periodi. E poi l'altra cosa è questa: Otis, beh, sicuramente da solo non è che non ce la fa, ci mancherebbe. Poi, insomma, la storia con Mandy è stata straordinaria. Poi sappiamo che comunque Mandy Rose è fidanzata con un'altra persona nella vita reale, non si ama, poi fidanzata diventi geloso, no, 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 no. Poi, passando un attimino a Otis, c'è da fare il discorso del contratto della valigetta incassata, che insomma è tutto da vedere perché. Ma poi anche se non incasserebbe Otis, non me la prendo io. Cioè, a me piace Otis, come è piaciuta la storia d'amore tra Mandy e Otis. Certo, volevo stare io al posto di Otis, vabbè. Quindi chiudiamo il collegamento ribadendo la buonazza e bellissima Mandy Rose da SmackDown passa a Raw. Speriamo di vederla già domani, per noi italiani martedì, e insomma, che poi la vedremo anche su D-Max, quindi non ce la perdiamo. Quindi noi ci vediamo più tardi con i video dedicati a Formula 1 e MotoGP, ma vediamo, chissà, magari facciamo il video dedicato a, cioè, questa mattina alle 10:30 l'amichevole Juve Novara, vediamo, chissà, facciamo un video di commento dell'amichevole. Certo, magari il risultato sicuramente non è in discussione, però è ovvio che per Pirlo sarà una buona occasione per mettere in mostra i diversi talenti che ha a disposizione, anche perché voglio dire, ragazzi, settimana prossima inizia il campionato e il precampionato sta finendo e mannaggia miseria, mi esce questo lino Bambi, mi esce. Bene, io vi saluto caramente, ci vediamo a Raw. Buona domenica a tutti, noi ci rivediamo sempre sugli schermi YouTube, profili, paginette Facebook. Grazie a tutti, alla prossima, amigos, e Superman di Rose. Ciao!